Ed eccomi qua nel parchetto antropizzato, parchetto pubblico, parchetto sotto casa, chiamatelo come volete. La luce è pessima, purtroppo non si vede quasi nulla, ovviamente sul video io ci vedo benissimo. E qui ci sono dei poveri sporofori che sono super parassitati, come vedete, da un Hippomyces. Questo presumo dalla cuticola, poi dall'ambiente di crescita, qui considerando sotto lecci e querce varie, io penso sia un ortiboletus. Adesso vado a tirarlo fuori e vediamo cosa è effettivamente, se ci ho preso. Olla! Una leggerissima parassitosi, proprio Hippomyces, giusto tanto per così, eh? Sì, comunque da quello che rimane direi che si tratta di un ortiboletus. Ora è probabile che i caratteri siano pesantemente alterati dalla parassitosi da parte di Hippomyces, che come vedete si sta mangiando tutto. Qui addirittura è passato da uno sporofero all'altro, si è proprio appiccicato. E qui c'è anche, iniziamo anche la formazione delle spore tipiche di questo parassita, che sono di un giallo molto acceso, giallo dorato, quasi tra il giallo cromo e il giallo dorato. Anche qui iniziano a vedersi. E chissà se in sezione riesco a capire di quale ortiboletus si tratta. Dubito. Posso fare una prova. Proviamo ad aprire, considerando che probabilmente è anche tramato. C'è sicuro, eh? Tanto con la fortuna qui. Guardate che è diventato di una consistenza impossibile. Oh! Mamma mia, quanto è brutto! Tramato direi che non è tramato. Però non so quanto sia riconoscibile. Una marea di zanzarette che mi stanno pungendo. Comunque potrebbe, ma molto, queste sono ipotesi. Rimaniamo su Ortiboletus, Xerocomellus, Xerocomus. Potrebbe essere l'engheli, ma boh. L'engheli in genere ha dei toni aranciati qui e alla base, ma ormai qui è tutto rovinato dall'attività di Hippomyces, quindi mi sa che difficilmente si riuscirà ad arrivare a un verdetto. Non cambia neanche colore la carne, no, io non ci metto la mano sul fuoco, no. Ok, faccio due foto.